Ciao Chiara, molto lieta. Ciao. Anche io mi chiamo Chiara, bello, il Festival Francescano, ci chiamiamo tutte così e questa è una certezza. È molto bello anche. Il Festival Francescano non è solo conferenze, ma è anche tanto laboratori, incontri e relazioni. Uno di questi, Chiara Lorenzetti ce l'ha portato, lei è una restauratrice, il laboratorio delle Kintsugi. Brava. sul quale noi abbiamo impostato tutta la metafora del nostro programma, del nostro festival. Allora, da un'esperta finalmente, che cos'è il riparare con l'oro? Allora, questa parola kintsugi, kin oro e tsugi riparare, quindi significa riparare con l'oro ed è un'antica tecnica giapponese di restauro delle ceramiche, quindi una modalità con cui i giapponesi, diciamo siamo intorno alla fine del 1400, rincollavano gli oggetti. Il senso di questa tecnica è far sì che possano essere riutilizzati. Quindi i materiali che si utilizzano ancora adesso sono materiali che permettono il riutilizzo, quindi c'è una bella filosofia, non è un oggetto che si mette anche lì. Molto contemporaneo. Infatti, quello un riutilizzo del riuso, non è un oggetto che mettiamo lì e non si deve toccare, anzi deve essere un oggetto che deve essere usato, proprio il suo senso è quello. E c'è un'evoluzione chiaramente che è il kintsugi contemporaneo che utilizza materiali più comuni che noi troviamo, però io nel mio laboratorio invece utilizzo tutti i materiali della tradizione, esattamente come si faceva una volta. Una caratteristica di questa tecnica che secondo me possiamo portarla alla nostra vita è che io inizio a restaurare un oggetto oggi e lo finisco dopo 2 o 3 mesi. Quindi c'è un tempo molto lungo e quindi kintsugi è pazienza e lentezza. Tu hai lavorato con delle persone che si sono avvicinate probabilmente per la prima volta. Quali sono state le reazioni? Allora, la reazione più comune è non sarò mai capace. Cioè, quindi la prima è no, io non sono capace, che in realtà dopo 1 ora e mezza in questo workshop molto breve tutti sono andati a casa con l'oggettino finito. E quindi la prima reazione è la consapevolezza di poterlo fare, anche se all'inizio è subito no, non sarò mai capace. E la seconda invece è quella di avere intuito che c'è tanto altro, che non è solamente questo cuore con delle linee, che non sono solo delle linee dorate e quindi estetiche, che hanno quindi sono belle da vedere, ma che dentro c'è molto altro. E allora con queste belle parole, cioè ce la possiamo fare, grazie tutti. Chiara, grazie al pubblico social del festival, vi aspettiamo qui a Bologna fino a domani. Grazie, grazie mille.